Mi scrivono spesso genitori che hanno figli adolescenti i quali entro quest'estate dovranno decidere il proprio percorso di studi, chiedendomi, a mio modo di vedere, quali possano essere i percorsi universitari in grado di offrire le migliori garanzie per un inserimento nel mondo del lavoro una volta completato il loro cursus accademico. Lasciate perdere il master, obbligateli a leggere l'ultimo pamphlet che ho scritto qualche mese fa, Il capitale culturale che consentirà di comprendere i grandi mutamenti dal punto di vista macroeconomico e socio-economico che caratterizzano la nostra epoca e li illuminerà pertanto sulle scelte da implementare per il loro prossimo futuro ed inserimento nel mondo del mercato del lavoro. Trovate i riferimenti del libro, del pamphlet sulla nota informativa della clip. Ma torniamo a noi e fatemi parlare di una tematica dominante, necessaria appunto a comprendere la trasformazione epocale che ci riguarda, vale a dire la demografia. Può sembrare un argomento velleitario o di aspetto secondario, invece è proprio dalla sua comprensione ed evoluzione che possiamo comprendere l'economia attuale, la dinamica dei paesi emergenti, la politica estera dei grandi players planetari, le aggressioni immigratorie al momento in atto nel cuore del Mediterraneo, gli investimenti da intraprendere nel futuro e soprattutto gli stili di vita che ci troveremo ad affrontare. Oggi più che mai studiare economia con l'intento di intraprendere investimenti sia finanziari che immobiliari significa studiare la demografia del nostro pianeta. L'ho menzionato spesso anche dal punto di vista interrogativo da porre a qualche vostro conoscente o amico. Chiedetegli a quanti esseri umani ammonta oggi la popolazione umana. Non sorprendetevi se qualcuno vi dovesse dire 6 miliardi e qualcosa. Invero, al momento in cui sto parlando, abbiamo ormai superato i 7 miliardi e 700 milioni di persone. Solo nei primi 5 giorni del 2019 la popolazione mondiale è aumentata di 1 milione di esseri umani al netto delle morti. Per il 2030 si stima che raggiungeremo gli 8,5 miliardi di persone, per il 2050 la soglia psicologica dei 10 miliardi. Per quella data molti lettori, compreso il sottoscritto, saranno ancora vivi a meno di sorte avversa. La domanda che ci dovremmo porre sarà pertanto: che tipo di vita ci attenderà in un pianeta così affollato in cui già oggi sappiamo che necessitiamo di un altro pianeta solo per smaltire i rifiuti che produciamo e per poterci approvvigionare delle materie prime necessarie e i vari cicli produttivi? La crescita della popolazione durante questo lasso di tempo non sarà omogenea ed uguale, condivisa pertanto in uguale proporzione tra tutte le aree geografiche del pianeta. Questa è l'essenza della preoccupazione attuale in termini ovviamente demografici. Il vecchio continente, ad esempio, perderà circa il 20% della sua attuale popolazione con evidenti problematiche riguardanti la sostenibilità finanziaria dei suoi meccanismi di welfare. Nazioni come Germania, Italia e Spagna perderanno milioni di abitanti a seguito del crollo della natalità. Magari altri paesi europei, a fronte di protezionismo sociale e storici legami con altre nazioni colonie, beneficeranno invece di un incremento della loro popolazione. Questo è il caso della Francia e del Regno Unito, ad esempio. Sarà soprattutto l'Africa subsahariana a fornire il contributo più consistente, con il raddoppio della popolazione complessiva entro il 2030, passando da 1,2 miliardi di persone agli oltre 2,3 previsti per il 2050. Possiamo immaginare in tal senso la pressione demografica che dovrà gestire l'Europa negli anni a venire. Se la crisi migratoria che stiamo vivendo fosse un libro, adesso staremmo leggendo letteralmente solo la prefazione.
Per fornire alcuni dati di paragone, Etiopia ed Egitto, paesi che al momento non sono colpiti da conflitti civili o guerre sanguinarie, rappresentano rispettivamente la 12ª e 15ª nazione più popolata al mondo. La popolazione dell'Etiopia ammonta a oltre 105 milioni di persone, più di Spagna ed Italia messe assieme. La Nigeria, con i suoi quasi 200 milioni di persone, rappresenta il 7° paese più popolato al mondo, oltre che il principale motore di crescita economica per tutto il continente africano. Quelle che oggi sono considerate le nazioni più popolose del pianeta, Cina ed India, saranno caratterizzate da due dinamiche demografiche decisamente distinte. La Cina ha una popolazione di quasi 1 miliardo e 400 milioni di persone contro i 1.350 milioni dell'India, sostanzialmente una differenza di appena 50 milioni di persone. Tuttavia, questi dati, entro il 2050, la nazione più popolata al mondo diventerà proprio l'India, mentre la Cina, può sembrare un paradosso, subirà una contrazione di circa 35 milioni di persone. Questa è una conseguenza indiretta dei gravi squilibri demografici cinesi dovuti prima al grande balzo in avanti di Mao Zedong e successivamente alla politica di controllo delle nascite introdotta da Deng Xiaoping per evitare il collasso alimentare del paese. Oggi la Cina è un paese che invecchia più velocemente dell'Italia a causa del silent genocide avvenuto nelle decadi precedenti, ovvero la soppressione occulta del primogenito qualora fosse stato di sesso femminile. Non avremo solo la Cina ad essere caratterizzata da una consistente contrazione demografica rapportata alla sua popolazione, si affiancheranno ad essa anche il Giappone con una perdita netta di 25 milioni di abitanti, Germania con quasi 10 milioni in meno, Russia con meno 8, Romania con meno 6, Italia e Polonia con meno 5 e Spagna con meno 4 milioni di persone. Nelle economie sviluppate il tema dominante nei prossimi 5 anni sarà rappresentato dalla sostenibilità finanziaria dei sistemi di welfare sociale, i quali non potranno più solo basarsi sul sostegno della fiscalità diffusa, obbligando in tal modo la moltitudine delle masse a ricorrere a meccanismi di prevenzione privati, legacy, assicurazioni mediche su base spontanea. Le nazioni che saranno oggetto di aggressione demografica da parte di quelle più esuberanti dovranno rivedere interamente le loro politiche sociali e soprattutto le modalità di integrazione al fine di consentire livelli di vivibilità con conseguenze il meno invasive possibili. Ovviamente queste proiezioni prendono in considerazione i livelli di crescita attuali stimati per i prossimi decenni sulla base di modelli demografici con cui sino ad oggi la popolazione mondiale si è sviluppata nel tempo. Solo fenomeni esogeni di portata epocale potrebbero modificare in misura rilevante quanto rappresentato sino adesso. Mi riferisco in tal senso a carestie alimentari, epidemie su scala planetaria o un significativo calo delle disponibilità alimentari per improvvisi mutamenti climatici avversi. L'economia mondiale ed i mercati finanziari seguiranno a ruota il tutto. Rimarrà da scoprire che tipo di seguito avremo in tal senso.